Buonasera a tutti, sono Luigi Onnaraco, se preferite, bentornati su Donzo Cambatto nella serie delle Road. Questo è un tentativo perché, a differenza delle scorse tre che ero abbastanza sicuro di vittoria, qua voglio capire quanto posso giocare, perché Extreme Int dovrebbe darmi modo di giochicchiare un pochino. Ma non ne sono completamente sicuro. Quindi vediamo un pochetto. Il team l'ho provato anche in questo caso a fare più user friendly possibile, con poche LR. Qua addirittura non ho voluto mettere il mio Golden Angel né leader né nel team, cosa che riduce di non poco lo potenziale offensivo. Però devo capire se riuscirà quantomeno a rendere. D'altro canto ho Zamasu farmato, quindi un bello Zamasu ability 2, 20 d'evasione, il re del tanking quasi. Trailing e tanking lui è una bestia, se e quando evade, cioè poco, molto poco, estremamente poco. Però vediamo un pochino perché sinceramente non so di preciso cosa aspettarmi, se devo dirla tutta. Qua abbiamo un bel debuff, miro a uccidere Riff, se possibile. Buan è qua solo per un po' di recovery e nient'altro. Ah, cavolo, peccato. Qua davvero non so dirvi se riuscirò a farlo, oppure se sarò costretto purtroppo a giocarmi una versione più classica dell'Extreme Int. Oh, potrebbe essere, ve lo dico. Potrebbe benissimo essere che ci provo, non ci riesco e sono costretto a giocare una versione più classica. Preferirei di no, se possibile, però non si sa mai. Come vedete ho inserito anche il carissimo Tarless per approfittare di un pochino del suo stun senza dover giocare blu, perché anche quello blu è abbastanza barato. Voglio provare a evitare di usare quelle, chiamiamole, ovvietà. Qua non ha neanche senso attaccare lui, meglio far così. Poi torniamo qua. Andiamo così. E prendi di Tarsk, che però, che se non è a full HP, non fa un, non sei più 50% HP, non fa nulla. Quindi è abbastanza inutilino. Zamasu, puoi averlo SA10, tutto quello che vuoi, che purtroppo non è che sia proprio il massimo. Supernova di Cooler. Non so dirvi, cioè, non ho pensieri troppo positivi riguardo questa run. Mi dispiacerebbe un fallimento a livello di... Oh, bene. Una cosa che spero di vedere sempre è riuscire sempre a lanciare la special con Kid Buu, perché più o meno è quello su cui si basa tutto il team. Lanciare la special con Kid Buu. Mi speriamo bene. Perché la specie di Kid Buu è leggermente grossa, ma poco poco. $2 milioni di danni con recovery annessa. Ok. Ci sto. Oh, finalmente. Esatto. E abbiamo creato anche l'altra rotazione che può fare un po' di danni. Zamasu a ruotare per l'healing. Tarless a ruotare sperando che dia i key quando li deve dare, quando non li dia, quando non li dà, che almeno lanci la special. E Golden Ability Full amico. Preferito non giocarmi anche perché il mio Ability Full, quindi è abbastanza tostarello. Quando posso ridurre ancora di più le possibilità di vittoria lo faccio in stasera. Voglio fare delle sfide carine. C'è questa roda qua, sapete tutti. Doppio Golden. Bojack Ability 1.
chiusa, cioè neanche sto a giocarci quasi. Ah, qua ci divertiamo. Qua ci divertiamo. Allora. Quale buschiamo anche in realtà? Quale buschiamo anche? Però dovrei riuscire a divertirmi un po'. Allora. Lo sapevo che mi sono giocato Tarles, ma chi se ne. Andiamo a debuffare un pochino. Aia. Eh sì, qua la vedo nera. Oh, cavolo, arrivo in milione, buono. Mi hai fatto anche la Ghost. E non il Vice. Grandissimo. Sfera evanescente. Ah, abbiamo già ucciso. Ottimo. Ottimo, non ho altro da dire. Turnazione della perfezione. Qua magari c'è qualche piccolo problema logico. 67-67, ok. Dubito che riesca in qualche modo subdolo a shottarci, quindi posso andare abbastanza più tranquillo così. Cooler e ability 1, credo. Non ricordo se devo essere sincero, non è ability superiore al 2. Cioè, massimo massimo è ability 2. A 112. Magari ora. Vediamo un po' la recovery con una Snake in modo da non subire 100.000 danni da questo Gotenks all'inizio, dato che so come sono i nemici nella road. Buono, ottimo, full, quasi. E poi buona direi, non sto neanche a finire, dovremmo chiudere prima. 1.400.000? Come 1.400.000? Così poco. Sono 1.400.000. Ok. Con me è mega debuffato, infatti i danni si iniziano a sentire belli più leggeri. No, forse ability 2. Secondo fare un bel po' di critici. C'è una susse, sei rimasto in vita. Stanna Tarnes! Bravo. Non approfitto solo per ricaricarmi ancora gli HP. Per prepararmi al Dokkan al prossimo. Perfetto. Andiamo a full HP. Ecco qua. Oh, sta andando molto meglio del previsto alla fin fine. Vediamo Vegeta e Goku. Questi sono due. Me li ricordo bene, questi sono due. Ok. Allora, sono due. Sono due. Sono debuffati. Oh, vado 18 chi, ottimo. Così per avere 4 key. Two, one, fire.
Gordon Furisa, dai io. Non è stata proprio. Non è stato proprio il Dokkan definitivo che speravo, eh. Però meglio di nulla. Non mi lamento, però qualcosina di danno in più non mi sarebbe dispiaciuto. Vabbè, naturalmente tutto il team tranne Kid Buu è buildato dice Evasions, no, è tranne Pinco Pongo, lui è buildato, sì, sciottiamolo, lui è buildato 20 Evasion, sì. Sbam, tanto non può rimanere in vita Vegeta. Mi rifiuto di crederci. Complimenti e danni, Vegeta. Davvero complimenti. Ora siamo al 2003. Siamo tornati nel mio territorio. Ciao, Vegeta. Vai. Ok, stanno. Allora mi raccomando, Tarlas. Ottimo. Quando bisogna fare il lavoro, comunque, fanno bene. Non si può neanche troppo lamentare. Qua un pochino sì, però. No, in realtà forse è un bene. A iniziare con Kid Buu mi garantisce di potermi ricoverare ancora degli HP. Così da arrivare da Goku bello carico. Ah no, mi sa che non ci arriviamo da Goku. Sì, invece sì, ok. Si lancia la special. Si lancia la special. Sentirete il mio urlo fino in Medio Oriente. Non dite nulla. Non dite nulla. La family. Sono loro gli ultimi. Ok. Allora, Princess. Combattiamoci a full HP. Andiamo. No, così va bene. Vediamoci del Goku per iniziare. Staniamo Gohan. Meglio, proviamo a stannare Gohan. Vediamo come va il turno 1. Bene. Bene. Benissimo. Ok, buono, perfetto. Almeno uno ce lo dobbiamo beccare. Ok, stannalo. Vai, Tarlessama. Ottimo. Vabbè, ho stannato quello sbagliato. Forse. Non è neanche detto che abbia stannato quello sbagliato, in realtà. Però so che Gohan è caput per adesso. E so anche qua adesso abbiamo dei seri problemi. Abbiamo dei serissimi problemi. Perché qui non vedo modo di lanciare spazio. Special alcuna.
Non vedo davvero modo di lanciare nessun tipo di special. Sono qua, lo vedo nero. Infatti. Ho sbagliato allo scorso. Qua. Così? Qua dobbiamo vedere un attimo. Ci sono meno attacchi, quindi. Ok, quel 6 d'additional. No, è rimasto fermo su Gohan. Che errore. È inutile che rimanga fermo su Gohan. Allora. Ah, faccia. Complimenti. Guarda quando ho detto inutile che rimanga fermo su Gohan. Sto pensando che Gohan sia il ragazzo da ammazzare il prima possibile in questo istante. Allora, Ghost. 5 attacchi, preferirei cercare di evitarli in qualche modo se riesco. Non so come, ma ci deve essere un modo per evitarli, almeno in parte. Vediamo un po'. Ammazzando Gohan, detto come va detto, se ammazzo Gohan, però non so se ci riesco. Vediamo un po'. Siamo messi in tre, ma l'abbiamo ucciso, dai. Adesso. Oh. Adesso la storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sono finita. Vediamo un pochino qui come muoversi, se mi fa 100.000 danni, sono cazzi. Però. Ora dovrei leggere. E poi stanniamo. Adesso è un po' più complessa del previsto, eh? Però divertente. Dovrei averla vinta. Non ho usato un oggetto per rimanere in BBB. Ah, vabbè, ok. Ah, era ancora vivo! Era ancora vivo! Sul solito uno di vita. Sì, vabbè. Una specie ce l'avevo. Me la merito in faccia. Fammela pure. Poi però, gioco io. E qua in realtà stanno relativamente. Goten non è tutto sto pericolo. Ma c'è stessa difesa circa, no? Primulino! Ok, anche l'Extreme Hint è fatta. E poi sì, questa serie anche perché così trovo la scusa per fare le 10 run che mancano per pigliarmi l'ultima copia di Inutile LR, di Shit LR, Gohan. Vita come va detta, e anche quella è la scusa. Altrimenti non avrei motivo alcuno di farla. Invece così, un motivetto ce l'ho. Ok, chiusa. È stato interessante. Direi un'altra run stasera. Poi, per oggi basta. Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima!